sono sicuramente stati i giorni più difficili del mio percorso politico. Mi sento responsabile, questo è chiaro, mi sento responsabile di quello che è accaduto e sono qui a raccontarle queste responsabilità, che sono ovviamente tutte di natura politica. Niente, veramente, ve lo dico, ho detto tutto quello che dovevo dire durante l'intervento. Dai, te l'ho detto. Basta quello che ho detto. Ma c'è speranza ancora per Scigliano? Che si è quasi suicidato. Il quasi è una parola di speranza e di battaglia. È il punto più basso della storia del Partito Democratico, quindi non è che c'è tanto da giustificare. Bisogna provare a ripartire guardando fuori di noi, perché dentro è evidente che abbiamo qualche difficoltà. C'è un lavoro della magistratura, ma c'è anche un lavoro che possiamo fare e dobbiamo fare come Partito Democratico per individuare che cosa è accaduto in quelle ore in cui si è realizzato un vero e proprio infarto organizzativo nella presentazione delle liste. È stata una discussione a tratti accesa, nella quale ci siamo detti con franchezza come stanno le cose, vale a dire abbiamo registrato questa condizione di estrema difficoltà del partito. Ma che fine ha fatto il lanciafiamme di Renzi? Renzi deve venire qua con il lanciafiamme. Sul lanciafiamme dovete chiedere ad altri, non a me.